Quello che abbiamo voluto proporre oggi è un protocollo che è il frutto di un'azione sinergica tra competenze diverse che, lavorando all'unisono e portando ciascuno il bagaglio, appunto, della propria professionalità e della propria competenza, riesce a mettere a punto un protocollo diagnostico che va in qualche modo ad arricchire il corredo di provvedimenti diagnostici a supporto anche della terapia nella infezione da nuovo coronavirus. In pratica l'idea progettuale parte da una realtà effettiva, da una realtà documentata, da una realtà anche pubblicata da alcuni medici cinesi che nel pieno della crisi, presso l'ospedale di Wuhan, che è l'epicentro storico della infezione di questa epidemia da Covid-19, hanno praticamente individuato alcune procedure specifiche che appartengono al quadro clinico della Covid-19. Si parla nel lavoro pubblicato lo scorso 6 febbraio, si parla di questa tempesta citochinica. Che cos'è la tempesta citochinica? È una reazione immunologica indotta proprio dal virus responsabile di Covid-19 che mette in circolo una serie di sostanze attraverso le quali il sistema immunitario cerca di opporre delle difese all'azione critica del virus, ma alcune di queste sostanze sono particolarmente critiche, sono particolarmente dannose perché generano un'infiammazione che sappiamo bene nella Covid-19 si manifesta fondamentalmente a livello polmonare. Queste sostanze si chiamano citochine. Di queste sostanze, appunto, si chiamano citochine, due in particolare sono state rilevate nel sangue di soggetti affetti da Covid-19. Una si chiama interleuchina 6, l'altra si chiama recettore dell'interleuchina 2. Bene, sull'interleuchina 6 si è concentrata l'attenzione dei medici cinesi prima, italiani poi, che hanno cominciato ad utilizzare un farmaco già noto in immunologia clinica, si chiama tocilizumab, è un farmaco biologico, che serve appunto a bloccare l'interleuchina 6, cioè se è vero che il principale agente responsabile dell'infiammazione indotta dal coronavirus è l'interleuchina 6, blocchiamo l'interleuchina 6 ed in questo modo proviamo a neutralizzare il danno tissutale che a livello polmonare si andrà a realizzare. Quindi il tocilizumab non è un farmaco che blocca il virus, è un farmaco che blocca l'azione critica infiammatoria che il virus è in grado di determinare. Allora, a questo punto, mi è venuta un'idea che poi ho condiviso col professor Graziano Pesole dell'Università di Bari e del CNR, nell'intento di andare a mettere a punto una metodica diagnostica, cioè se è l'interleuchina 6 e se è il recettore dell'interleuchina 2 a determinare il danno, ma perché non ci misuriamo questi parametri? Perché non ci misuriamo queste sostanze? Perché non vediamo che livello di queste sostanze c'è nel sangue per stabilire intanto se il paziente ha un'infezione da coronavirus e per stabilire, a seconda dei livelli che nel sangue ci sono di queste sostanze, qual è la gravità dell'infezione che fino a quel punto quel paziente ha potuto maturare. Questo è importantissimo perché se trovo bassi livelli di interleuchina 6 e di recettore dell'interleuchina 2 nel sangue, allora vuol dire che sì, posso avere l'infezione da coronavirus, ma è un'infezione ancora controllabile, quindi la prognosi è decisamente buona. Se invece trovo livelli più alti, posso individuare una forma un po' più grave, quindi là posso impostare dei provvedimenti terapeutici particolari o in terapia intensiva, piuttosto che con lo stesso farmaco biologico cominciare ad utilizzarlo ma a dosaggi un pochino più adeguati. Se invece è forma critica, beh, lì dovrò intubare probabilmente il paziente e dovrò anche somministrare dosi più generose, dosi più abbondanti e soprattutto più personalizzate di farmaco specifico. Allora, da qui questo protocollo, cioè cerchiamo di mettere a punto una metodica diagnostica, verosimilmente non ancora messa a punto, che possa in qualche modo darci la misura esatta di queste sostanze. Metodica diagnostica che, da quanto ci è stato detto dal professor Pesole, che veramente ha collaborato molto a questa idea,
è una metodica diagnostica semplice, si fa seguendo determinati procedimenti tecnici che sono ben noti appunto ai biologi molecolari e a chi fa poi indagini di laboratorio, e questi provvedimenti tecnici potranno mettere a punto una metodica diagnostica che dà risultati in tempi molto brevi, si parla di 2-3 ore, ad un costo che non supera i 10 euro ad esame. Beh, allora la situazione mi pare davvero importante da evidenziare, mi pare davvero importante da sottolineare e mi pare assolutamente importante da promuovere, in modo tale che ogni struttura che in qualche modo è preposta appunto al trattamento di questi pazienti possa in qualche modo usufruire di questi riscontri, di queste indagini, dei risultati di queste indagini, in attesa di avere delle procedure terapeutiche che pure sono in fortissimo movimento e che fanno riferimento a procedimenti di immunità passiva con nuovi anticorpi monoclonali, ma questo è già un altro discorso, che tutto sommato ci fanno ben sperare sulla evoluzione, auguriamoci la più rapida possibile, di questa malattia.